Allora, Buonasera, possiamo. Fontana. Buonasera a lei, Buonasera, buonasera. buonasera a tutti. Buonasera Lia, ci sei tornato sul mio canale. Allora stasera abbiamo questo incontro fra il professor Fontana per le varie tematiche che tu e Lia già da un po' che hai preparato. E allora io ti lascio subito la parola, così parlo solo di professor Fontana, vi conoscete e poi proponi i quesiti per cui noi questa sera facciamo il servizio. Quindi Lia, prego, a te la parola. Ma intanto ti ringrazio perché in effetti io è parecchio che manco dal video, che manco dal web con una diretta e sono contento di tornare stasera Contento con anche loro. te e col professor Pantano. Sì, Professor Pantano, di cui mi senti? sente. Io sento, sono alle prese con un'altra cosa, ma sento. Va Prego, prego. bene. No, perché io non è che mi sia preparato, non ho preparato praticamente niente, ho preparato solo una cosina, proprio perché avevo sentito il professor Pantano parlare in un certo modo, ma non è l'unico, anzi è diffusissima la cosa, no? Di Giordano Bruno. E allora mi sono un po', come dire, ho detto, ma è il caso magari che faccio un po' le mie osservazioni, giusto per aprire un po' il dibattito. Perché mi pare che di quest'uomo, di questo presunto grande filosofo, se ne parli un po' acriticamente, oppure se ne parli ascoltando solamente una campana. Ecco, era questo un po' il senso del mio intervento, Ubaldo. Sì, prego, prego. Io ho qua un libro, che faccio anche vedere, di Pietro Balan. Pietro Balan era un vissuto. Tra il 1840 e il 1893. E questo libro era stato pubblicato nel 1800, mi pare, 86, e parla appunto di Giordano Bruno. Ma di Giordano Bruno ci dice delle cose, documentate ovviamente, un po' diverse rispetto a quelle che oggi vanno per la maggiore. Io volevo fare una precisazione, ma non vi sembra strano che nelle scuole si insegni tutto tranne che la verità, come sappiamo? Perché se noi andiamo a vedere la storia del Risorgimento, o delle guerre di indipendenza, o la storia del Ventennio, o la storia della, fra virgolette, della liberazione, eccetera, eccetera, o la filosofia dominante, che è la filosofia che poi è sfociata nella Rivoluzione francese, dalla quale è nato lo Stato moderno, cioè la nostra rovina in sostanza, cioè possiamo ben pensare che quando qualcosa viene così tanto divulgato, diffuso, fatto studiare nelle scuole, non ci viene il sospetto che c'è qualcosa sotto che non va. Non ci passa proprio, voglio dire, non, il sospetto, non altro. Non altro. Questa è la prima domanda che volevo farvi, Ubaldo. La faccio anche a te, Io ovviamente. ti dico che i sospetti li ho avuti molti anni dopo la scuola, cioè ti spiego perché a scuola noi eravamo, come tu sai, cioè allora ragazzi si prendeva le cose con una certa reverenza, si pensava che quella era la verità assoluta e quindi in buona fede si credeva perché sai ragazzi non hai il tempo di avere quel senso critico che si bisognerebbe avere se ci sono i maestri o gli insegnanti come si deve. Dopo invece mi sono reso conto che quello che ho fatto a scuola veramente era una cosa mostruosa, cioè come poi dimostrano i fatti. E questo io posso dire che come tanti come me è stato un po' vittima di questo, diciamo, lavaggio del cervello, perché la storia, come tu sai, è tutto da visionare, per non parlare quella del secolo scorso. Questo sono d'accordo, certo. Il problema, Ubaldo, e qua poi mi taccio, il problema è solo la storia da revisionare o c'è anche altro? Il problema è questo. La domanda è come siamo arrivati allo sfascio attuale? Cioè, voglio dire, la direttrice lungo la quale ci hanno portati a questo sfascio è esclusivamente politica ed economica o c'è dell'altro? C'è E questa è la mia dell'altro. domanda. Poi ho anche delle risposte, ovviamente. C'è dell'altro. Sicuramente c'è dell'altro, secondo me. Ma la situazione attuale è la conseguenza di una somma di fatti storici dei quali sono responsabili più o meno tutti coloro che hanno il monopolio della politica. Ma vedi, adesso la faccio sorridere con una battuta.
Anzi, ne vorrei tirare fuori molte perché sono un po' sopraffatto da certe cose. La mia battuta è questa. Ho sorpreso molti anni fa il presidente dell'Istituto di Studi Americani, tal Giuliano Amato, che sta dappertutto, è stato fino presidente della Treccani fino a qualche mese fa, prima che lo eleggessero, nominassero per questioni massoniche, membro della Corte Costituzionale. L'ho sorpreso dicendogli che la Seconda Guerra Mondiale iniziò nel 1853. E le persone che hanno sentito la mia battuta in una conferenza della quale ero ospite e non relatore non avevano capito perché, perché non potevano immaginare dove sarei andato a parare, ma paravo su un dato indiscutibile, mi pare nel febbraio, poco importa il mese, del 1853, prima della guerra civile statunitense, il Commodoro Perry si affacciò in Giappone chiedendo se poteva costituire un porto franco in un punto che sarebbe l'attuale Tokyo. Lo shogun del tempo gli ha risposto picche, lui da buon cittadino di un paese altamente democratico è tornato indietro, ma si è ripresentato, mi pare dopo 8-9 mesi, con una flotta di navi in acciaio che i giapponesi non conoscevano, di cannoniere, e sparacchiando verso i giapponesi mise piede a terra e lì si installò. E così cominciò la Seconda Guerra Mondiale, non la prima, la seconda. Allora, come vede, bisogna un po' andare lontano e cercare di capire la storia oltre la propaganda di rito che viene inserita nei testi di storia ad uso dei bambini, ma mica solo dei bambini, ad uso dei grandi e non solo dei grandi, ad uso dei docenti universitari e non solo di loro, perché per esempio giorni fa abbiamo fatto un commento, proprio croce ed io, sulla battuta di Brunetta alla Camera, nella quale spiegava Brunetta che le cose di un 3 gennaio di 3 anni fa, quando l'Italia sotto le feste natalizie rimise con un impulso elettronico 2 miliardi e 600 milioni di euro alla banca Morgan Stanley, Brunetta spiegò che imbroglio c'era sotto. E finalmente Brunetta l'ha spiegato. Certo, Brunetta non mi conosce, ignora che io esista, però io prima che fosse nominato capo del governo, presidente del Consiglio, scrissi 18 cartelle su Mario Monti e appena confermato di nomina e quindi anche ratificato da un Parlamento imbecille, includente anche il Berlusconi che era stato esautorato, ne ho scritti altre 15 che stanno su internet. E quindi in un certo senso la seconda erano la conseguenza proprio di quel pagamento di 2 miliardi e 600 milioni. È stato un po' più preciso Brunetta quando ha spiegato che cosa rappresentavano quei 2 miliardi e 6, perché lui ha spiegato che erano un debito relativo a un contratto di derivati, e alla buona ha spiegato che cosa sono i derivati, e praticamente è venuto fuori che sono una presa per i fondelli, il prestito a monte del quale era, l'ha detto Brunetta in Parlamento, uno pensa, e lo diceva Croce, quanto poteva essere davanti a 2 miliardi e 6 di restituzione, uno pensa sarà stato 2 miliardi e 2, 2 miliardi e mezzo, 2 miliardi, visto che gli usurai dominano. E invece Brunetta ha spiegato che era di 50 milioni di euro. Allora, come vede, qui siamo in presenza di una deformazione generale delle realtà
storiche che io uso molto spesso per così per anche sfatare certi miti. Per esempio, uso rappresentare quando discuto con qualcuno con il fatto che Nerone notoriamente si sarebbe divertito a mangiare cristiani dalla mattina alla sera, con un piccolo particolare dentro il Colosseo, con due piccoli particolari. Primo, il Colosseo non esisteva al tempo di Nerone. Secondo, i cristiani non c'erano al tempo di Nerone. E questo è un discorso indiscutibile perché, se non ricordo male, Nerone morì intorno al 60-62 dopo Cristo. E quindi la setta ebraica cristiana a Roma, se non avesse usato dei superjet, non sarebbe arrivata in pochissimi giorni per diffondersi e avere un nucleo importante a determinare le ipotetiche persecuzioni a loro carico. Poi persecuzioni a che titolo? Allora, come vedi, io sto mescolando un po' le carte per dire che i testi di scuola sono scritti da brave persone che devono guadagnarsi il pane, devono scrivere quello che vuole il re. Il re del momento, di qualsiasi momento. Se dobbiamo attenerci a quello che esiste oggi come regime, visto che abbiamo un regime che è nato ufficialmente il 1 gennaio del 48, però è nato con la fine della Seconda Guerra Mondiale, se noi ci raccontiamo in Italia che questa Repubblica è stata il prodotto della Resistenza, lo possiamo dire, ma non lo dobbiamo raccontare né ai francesi, né agli inglesi, né agli americani, i quali si fanno delle matte risate. Io ho avuto amici del continente americano, del nord e del sud, che ridevano quando dicevo in Italia raccontano i partigiani di aver vinto loro la guerra. Ancora stanno ridendo dopo 50 anni che feci questa osservazione, perché dei partigiani nessuno all'estero ha mai avuto né contezza né considerazione. Allora, qui siamo in balia di una serie di imbrogli. Il mio riferimento casuale, e mica tanto, che si chiama Ezra Pound, sono in mezzo in questo momento per caso, perché dovevo correggere le bozze della terza edizione che sto poi rimaneggiando a testi poundiani. Qui mostro questo affare qua, che è una monumentale bibliografia fatta dal professor Gallup negli Stati Uniti solo sui testi di Ezra Pound, 600 e passa pagine, bibliografia. Allora, il mio amico Pound, in un trattato di filosofia, sul finire, ha messo un capitolo che è composto di tre frasi. Capitolo. Il titolo è Malattie. Ricordo a memoria i primi due punti, che sono gli importanti, quelli essenziali per noi. Significava malattie dell'umanità. Falsificazione della storia, punto. Il secondo, falsificazione delle notizie. Il terzo, imbecillità del sistema di tassazione. Fermiamoci ai primi due. Qui siamo in presenza costante di una falsificazione di notizie assoluta. Ma guardi, sempre c'è un santo della Chiesa che si chiama Sant'Ambrogio, che diceva, e che era un cristianissimo, che l'inventrice di molte balle del cristianesimo fu la Stabularia madre di Costantino, e per Stabularia lui intendeva una gentildonna che stazionava presso le stazioni di posta in attesa dei clienti, e che poi fece carriera, perché si sposò addirittura il padre di Costantino, che era uno dei tetrarchi, se non ricordo male. E quindi da cosa nasce cosa? Costantino, sappiamo tutti che non fu mai cristiano, raccontano che si fece battezzare
in punto di morte, ma sembra che non sia mai stato vero, anche se fu quello che poi ufficializzò la presa del potere del Partito Cristiano nell'Impero di Roma. Ma insomma, la falsificazione della storia è la costante per far affermare qualsiasi potere temporale. Poi la falsificazione delle notizie è la più normale. Guarda, forse ho in tasca, perché ieri sera sono stato al compleanno di un'amica francese, il foglietto che avevo stampato la mattina sui risultati, vediamo, forse l'ho, sui risultati elettorali delle elezioni della Francia. Sappiamo tutti, perché i giornali italiani hanno detto ha vinto a sorpresa Sarkozy. Ebbene, il ministero degli interni francese, che, eccolo qua, è il foglio, che è retto dai socialisti, ha emesso questo grafico. Non c'è niente da dire, il partito che ha preso 5.108.066 voti è il Front National. Non sto facendo apologie per nessuno, perché a me non mi stanno simpatici. Il secondo partito è quello di Sarkozy, 4.246.000 voti. Allora, ha vinto Sarkozy? No. Non ha vinto nessuno. Ma, diciamo, ha preso più voti Sarkozy? Non credo, perché ne ha presi 800.000 meno dell'altro partito. Il terzo, che sono i socialisti, 2.700.000. Davanti a cose smaccate, verificabili da un bambino di terza elementare, ieri ci hanno riempito la testa dicendo, l'altro ieri, che in Francia insomma, è un discorso costante. C'è quel termine latino perfetto, propaganda, che viene usato in senso deteriore sulla faccia della terra, ma è un termine perfetto e calza con tutte queste cose. Ma il propaganda viene dal verbo propagare, pro pagus, per il villaggio, e quindi sono le direttive che si dà al mondo che è disposto, per quieto vivere eccetera, a bersi qualsiasi sciroppo, che sia delizioso, che sia purgativo, se lo beve. Mi fermerei qua, per cui il discorso prima non mi ricordo adesso che Giordano Bruno, non me lo ricordo adesso perché, ma anche Giordano Bruno, che stando ai pochi miei ricordi di livello liceale e lievemente successivi, è stato un pensatore, eccetera, ha rappresentato però, caduto il potere temporale a Roma, un atto di rivalsa del sistema massonico, che è quello che ha fatto cadere il temporale a Roma nel 1870, non lo dimentichiamo, che ha usato il buon Garibaldi, l'aveva persino messo a gran maestro della massoneria, e il povero Garibaldi, sappiamo tutti che era una persona umile, semplice, un fessacchiotto, e come ha raccontato Malaparte, lo mettevano su un cavallo, gli davano una spada di latta, e questo a testa bassa andava. Qualcuno diceva che lo faceva anche per Mercede, può darsi, però sembra coi fatti che ne abbia raccolta poco di denaro. Comunque andava, perché sulla faccia della terra ci sono dei furbacchioni, come dico io, che mandano sempre avanti gli altri, vogliono le guerre sante, fanno scannare la gente e poi si avvalgono dei risultati, dei sacrifici altrui. Adesso l'ho ridotto così, il povero Giordano Bruno, che poi sia stato fatto arrosto o meno, sia stato maltrattato o meno, che ci sia stato il famoso scrittore, pensatore veneto lì, che poi tra parentesi, credo che, se non ricordo male, dovrebbe essere di origine di un paese dal quale ha origine la mia famiglia, di un paese della provincia di Padova. Este. Di Este, infatti noi siamo di Montagnana, che distano un tiro di schioppo. Morto a Pregatto di Crespellano. Nato a Este.
è morto a Pregatto di, di Crespellano. Sì, ma comunque adesso, per dire, ambienti nei quali erano bigotte anche le pietre, perché la Serenissima si è avvalsa del sistema parrocchiale per controllare. La Serenissima era molto agnostica, diciamo che era menefreghista, era una repubblica mercantile che non guardava in faccia a nessuno, però acchiappava i preti, li nominava vescovi, patriarchi, eccetera, e dal patriarca si faceva incoronare il doge e tutto il consiglio là dei 10, dei 100, dei 100.000, e in quel modo la Serenissima andava avanti come repubblica oligarchica, che ha avuto un suo criterio, ha portato civiltà, ha portato affari, ha portato l'espansione di radici latine in giro per il mondo, perché bene o male Marco Polo arrivò fino alla Cina e seppe trattare e seppe fare. Non ci andò in nome di un dio, andò in nome di un qualcosa, dove si sia inventato anche la storiella che aveva le credenziali del Papa, ma questo è un dettaglio, insomma, bastava che uno si prendesse un papiro e ci mettesse sopra qualche cosa, qualche simbolo, e diceva rappresenta pure il Papa, già che ci sono. Tanto era una famiglia di mercanti, doveva ottenere qualcosa. E Marco Polo poi, sappiamo, ha introdotto i rapporti tra noi Europa, e questo lontanissimo paese che aveva una civiltà precedente la nostra, molto sviluppata, e nella quale c'era, questo non lo dico io, lo dice il mio amico Pound, un sistema morale impostato da un uomo di Stato che era Confucio, che era analogo a una religione, ma non era una religione. Ecco, ho tirato fuori delle cose un po' così adesso, a caso, come raccogliere margherite da un prato e metterci insieme fiorellini. Professore, volevo fare qualche così qualche nota magari a quanto ci siamo detti. Lei dice, sì, non so se Giordano Bruno fu arso o meno, ma questo è importante. Voglio dire, chiunque parla di Giordano Bruno prova eretto, fu bruciato vivo, e sapere se fu bruciato vivo oppure no, mi pare che sia una cosa importante. Sapere se Giordano Bruno fu o meno un grande filosofo, mi pare qualcosa di estremamente importante. Ma guardi, sapere, no, aspetta, non voglio interromperla. Per me, come dettaglio, attento, agli effetti di studiare la persona di Giordano Bruno, le do pienamente ragione. Sono elementi determinanti. Io non mi sento toccato e affascinato da un personaggio di quel genere, e tantomeno da coloro che gli hanno reso la vita difficile, perché la vita difficile è stata resa in nome di criteri apodittici a moltissimi, anche al buon Galileo, il quale però, da buon toscano, Bruno era calabrotto, calabrese, quindi testa dura, ma quell'altro invece da buon toscano sapeva sistemarsi nei problemi e sopravvivere, insomma. Ciò non toglie però che come scienziato il signor Galileo Galilei insomma abbia fatto delle osservazioni abbastanza fondamentali nel campo della fisica, dell'astrofisica, di tutto quello che si vuole, della scienza in generale, della ricerca scientifica, per le quali idee, e poi si è impostato tutto un criterio successivo, insomma, ci stiamo campando un po' di rendita anche noi, ecco. Quindi non è che non voglio affrontare l'argomento, è che non mi sembra, mi sembra di voler dare a tutti i costi, ai pannella della situazione, e ho indicato uno degli scemi assoluti del villaggio sul nel giornalistico e non storico italiano, a tutti i costi un po' di peso e di importanza, sono cose da pannella. Insomma, vabbè.
Vabbè, comunque l'osservazione è che se è un grande filosofo o meno, penso che sia giusto quello di dire. Allora, professore, no, certo. a me interessa i filosofi, io non sono tale, semmai potrebbe rispondere un po' meglio Marcello Veneziani che ha studiato filosofia. Ecco, però attenzione, lei mi sta dicendo, se posso dire qualcosa anch'io, lei mi sta dicendo, certo. A me non interessa. No, ha ragione, perché sono stato straripante io, e quindi... Guardi, mi prendo il mio spazio, professore, mi prenderò il mio spazio perché ritengo che sia anche giusto. Sì, giusto, certo. Sì, sì. Non mi interessa Giordano Bruno, non mi interessa se fu arso vivo, non mi interessa se è stato un grande filosofo, perché io non sono un filosofo, e sì. Però stranamente, professore, lei ha detto che fu arso vivo, nonostante magari su questo non ha la certezza, poteva anche dire non so se fu arso vivo, no, aspetti. Non so se fu arso vivo, invece lei ha detto fu arso vivo. Come mai siamo portati a prendere per oro colato quello che ci viene propinato? La mia domanda è questa. Voglio dire, perché non usiamo lo stesso metodo che usa uno storico, va alla ricerca della documentazione, non prende per vero un qualcosa semplicemente scritto su un libro, ma dire dove sono i documenti ufficiali? Dove sono questi documenti? Perché altrimenti rischiamo di fare dei danni enormi. E le spiego perché. Io qua un libro del 1953, di un certo Gaetano Mosca, che non sta neanche dalla mia parte, Gaetano Mosca, Storia delle dottrine politiche. Gaetano Mosca era un grande. Dice, e vi prego di prestare attenzione a queste prime righe con le quali lui apre il suo libro. Dice... In ogni società umana arrivata ad un certo grado di cultura si possono distinguere due ordini di forze che ne assicurano la coesione, uno di natura intellettuale e morale, l'altro materiale. Quelle del primo ordine consistono in una identità o somiglianza di alcune idee fondamentali e di alcuni sentimenti fra gli individui che fanno parte dello stesso consorzio politico, quali sarebbero, ad esempio, la comunanza di religione, la coscienza di appartenere ad un popolo distinto da tutti gli altri, la fedeltà tradizionale ad una dinastia, mentre le forze materiali agiscono mediante quelle gerarchie di funzionari che, disponendo dei mezzi di coercizione necessari, sanno e possono guidare l'azione delle masse verso i fini voluti alle volte dalle stesse masse, ma in ogni caso conformi alle vedute della classe dirigente. Voglio dire, Mosca, che non è dalla mia parte, dice sostanzialmente che non si può governare un popolo se non c'è un'identità di religione e di morale. Quindi quando noi parliamo di Giordano Bruno parliamo di un filosofo che vede le cose da un certo punto di vista. Voglio dire che attacca una certa religione per cominciare a farne passare un'altra. E il cambio di religione è quello che sta avvenendo a livello globale per instaurare una nuova religione, quindi una nuova morale. Capisce? Quindi noi dobbiamo capire sono d'accordo e non ho nulla da eccepire a quello che lei non solo ha letto ma ha proposto e lo sposo anch'io. C'è però un piccolo particolare, ho la sensazione che questo andazzo di cose non sia nato con Giordano Bruno, ma sia una costante. No, sicuramente no, ci mancherebbe. Ecco, no, perché sia una costante. Vede, quando a un certo punto, prendiamo adesso un punto di riferimento qualsiasi, che è il IV secolo, il cristianesimo nell'area europea prende il sopravvento e diventa... non capisco perché poi, religione anche di Stato, immediatamente dopo incominciano le liti nel pollaio. A, la questione della Trinità, A, la questione dell'uomo incarnato, Dio, cioè, non entriamo adesso in dettaglio, un'infinità di beghe che addirittura si sono protratte per secoli nelle contese, anche all'interno della stessa ortodossia cattolica, a parte l'ortodossia e quell'altra, che quelli sono più cristiani di noi, almeno così sostengono, e che poi hanno portato alle contrapposizioni tra i vari ordini, gli uni che facevano le guerre agli altri. La cosa più divertente e più clamorosa
è la nascita della Compagnia di Gesù. Scusi, faccio un riferimento perché giorni fa facevamo dei commenti con Baldo Croce e mi diceva che c'è un nostro comune amico, che è Giorgio Vitali, che ce l'ha coi gesuiti. E siccome Croce ha raccolto la mia battuta, cristiani con i gesuiti. No, 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 mi ha detto proprio con i gesuiti. Ma lei in particolare. È anche molto folcloristico Giorgio Vitali, voglio dire. Fa folklore, fa informazione sulla religione. No, perdiamoci sul gioco. E lì per caso mi trova d'accordo con lui, ma non per un pregiudizio. Guardi, una cosa banalissima. Io non ho frequentato assolutamente i gesuiti. Potrei raccogliere la battuta che forse adesso ho le idee ancora meno chiare perché è arrivato Bergoglio che fa il Papa. E che da bravo ragazzo argentino le tira fuori, pur avendo vissuto la storia dell'Argentina, che è ben differente da come noi la immaginiamo. Mi picco di conoscere abbastanza bene la storia dell'Argentina per un'altra ragione. C'è stato un signore che è andato a visitare Bergoglio appena dopo il suo insediamento e che è un argentino che io ho conosciuto nel 1968 e ritengo sia uno dei più grandi registi della storia del cinema. Ferdinando Ezequiel Solanas, detto Pino, con il quale ho ripreso rapporti un tempo fa. Lo conobbi nel 68 al suo primo film, perché questo signore aveva una capacità abbastanza unica di saper raccontare la storia. E quando raccontò la storia dell'Argentina, un uomo che l'ho conosciuto negli ambienti dell'estrema sinistra italiana, un altro po' se lo linciavano gli estremisti sinistri italiani. Perché? Perché col suo primo film, che durava 4 ore, La ora de los hornos, lui fece un'apologia di Perón e di Evita. Andare a spiegare Perón ed Eva Perón ai trinariciuti italiani era impossibile, perché per loro Perón doveva essere fascista. E siccome loro ragionano a compartimenti stagni, ovviamente sì. Se non che, andando ad analizzare questo film al quale ho fatto riferimento, si sono accorti che a un certo punto lui dedica molto tempo anche a Guevara, che era appena stato accoppato. Siamo nel 68, il film l'ha fatto nel 67. Allora, questa gente pensava nel mito di Guevara, ma lo vedevano a modo loro, non avevano capito che Guevara aveva un'altra caratteristica che a loro sfuggiva. E altrettanto vale il discorso su Bergoglio, perché Bergoglio è un argentino, secondo me anche massone, in Argentina per far carriera dal capo usciere in su bisogna visitare la massoneria. Questo non vale in Argentina, vale in Cile, vale in Uruguay, vale in Brasile, vale in Nicaragua, vale in Venezuela, vale dappertutto, tutta l'America Latina. È il club degli intellettuali, la massoneria dell'America Latina, non è quella degli Stati Uniti. Comunque, allora, il discorso dei gesuiti, invece, io l'ho ridotto a una cosa più elementare. Un'esperienza vissuta da me. Un giorno, una signora che ho frequentato, abbastanza a lungo, una signora anzianissima, mi chiama e mi dice, un'avvocatessa del Foro di Roma, che ausiliaria nella Repubblica Sociale Italiana, figlia di un generale, diventa avvocato e difende i giovani che andarono a cercare di far saltare la Cristoforo Colombo che fu ceduta all'Unione Sovietica. Credo che sia stato uno dei primi processi. Allora mi chiama e mi dice, senta, devo chiudere casa, ho dei libri, ho delle cose, io ho comprato della roba, poi mi dice, un negoziante che possa occuparsi dei mobili, signora, io di mobili non ho bisogno, però frequento le case d'asta a Roma, aveva degli oggetti in particolari perché suo padre era generale di cavalleria, e poi alla fine si apre con me, l'ho frequentata per molti mesi, e mi dice quanto segue, attento che era capricciante,
Mio fratello Piero è morto 2-3 anni fa. La gentildonna aveva 82-83 anni ed era quasi cieca. Mio fratello Piero è morto gesuita. Allora io devo lasciare l'appartamento che era cointestato a mio fratello Piero e a me, perché l'ordine dei gesuiti mi impone di lasciarlo. L'appartamento a Roma, vicino alla Corte dei Conti, a Viale Angelico, sì, angolo Viale Mazzini, vicino al Tribunale, eccetera. Un bell'appartamento. Come si fa a essere così spietati a prendere una signora di 83-84 anni cieca? A quel punto dissi, se questo è tanto, perché è l'ordine dei gesuiti, io dei gesuiti non ho più alcuna considerazione. Certo, è un pregiudizio, può darsi, però confortato da un fatto, capito? Allora, ritorniamo a Giordano Bruno. Io, se ho detto così, e l'avrò detto sicuramente nell'ambito di una conversazione, di non mi ricordo quale battuta, eccetera, mi sono attenuto alle vulgata, giusto? Le vulgata ci obbligano a dire che, vede, io abito a Roma a ridosso di Ponte Milvio. Quando esco vado dal giornalaio, ho Ponte Milvio vicino. Quindi, naturalmente devo dire che nella battaglia di Ponte Milvio vinse Costantino e parì Massenzio. Invece sappiamo tutti che Massenzio non è morto affogato nel ponte, ma è stato sconfitto in una serie di accadimenti, ma il vero imperatore era Massenzio. E questo pochi lo sanno. Sa perché? Perché addirittura delle scoperte archeologiche di 8-10 anni fa, avvenute in una zona, mi pare intorno al Palatino, ma un po' in zona decentrata, hanno fatto trovare gli strumenti del potere del potere formale di Massenzio, che erano stati sepolti dalla sua corte, affinché Costantino non se ne potesse avvalere. Ed erano lo scettro, il globo, quelle cose lì che appartenevano alla forma, capisce? Ecco, allora mi sono sempre detto, ma allora come stanno le cose? Però per la storia l'imperatore Costantino. Preciso, professore, preciso il senso di quel mio intervento. Io voglio semplicemente dire che non è possibile manipolare un popolo, arrivare allo sfascio a cui siamo arrivati, senza muoversi su quattro direttrici precise. Una è la religione, le ho letto queste due righe da questo libro, per cui senza una religione e una morale comune non si può governare un popolo. Quindi noi dobbiamo tornare indietro. No. Non ragionare però in termini dozzinali, voglio dire, no, ma si fermi dal discorso religioso, no, si fermi, e si poi fermi, se andiamo ai gesuiti, stiamo no. focalizzando su qualcosa di specifico. Io sto parlando di una cosa alla volta. Però purtroppo, siccome io sono nato nel 38 e nei guasti del dopoguerra ho vissuto la parrocchia, perché era l'unico posto dove si poteva da bambini andare, non c'erano le case della Gille, i figli della Lupa, eccetera, e ho frequentato la parrocchia e quindi ho vissuto anche il mito di Pio XII. Adesso da grandicello ho capito che aveva ragione Pound quando scrive che Pio XII era figlio di usurai. Ma non ce l'avevo. Ho grossi dubbi che sia così. Come dice? Ho grossi dubbi che sia così. Beh, il padre, l'avvocato Pacelli, padre, a Roma faceva il prestatore di denaro. Vabbè. È storia, come anche il padre di Montini. Tutti e due. È storia locale, È storia locale. Attento. Così nacque la cassa di risparmio proprio dai fratelli Pacelli e da altri nobili, poi diventati nobili romani,
perché ovviamente anche il papà di San Francesco faceva il mercante. San Francesco più altro nella vita, no, no? Questi siamo già in tempo moderno. Insomma, siamo già in tempo moderno. Però io sono stato un po' più impertinente, perché per una serie di circostanze. Allora, volevo dire, allora, e a Brescia mi sono studiato Montini, che ritengo essere più infame che abbia prodotto il XX secolo. Lei dirà, come fai a dirlo? Ho raccolto documenti a Iosa, ne ho qui, non foglietti, decine di chili di carte, ma soprattutto poi mi sono imbattuto in un prete di Brescia, padre Luigi Villa, che ha scritto 3 libri su Montini. Ma no, se parliamo di Paolo VI, lei prima ha detto Pio XII. Sì. No, su Pio Montini XII. Siamo perfettamente d'accordo. Su Montini no, sono d'accordo con lei. No, no, Pio XII. Ma anche su Giovanni XXIII. Montini, un aiutante di campo inimmaginabile, che gli ha organizzato i viaggi in Ungheria, negli Stati Uniti, Montini tutto è stato meno che italiano, è stato un feroce mangia italiani, e quindi Pacelli, sia da Monaco al momento poi della segreteria di Stato, Pacelli è giustamente stato nel filone che la segreteria di Stato romana gli aveva preparato. Una piccola divagazione, visto che l'ho già fatta altre volte. Lei saprà che quando nel 1936 andò, un mese prima delle elezioni del novembre 1936, che servivano a riconfermare Roosevelt, andò negli Stati Uniti e rimase 32 giorni, Pacelli passò la storia del mondo moderno, perché in 32 giorni fece 78 viaggi in aereo, e nel 1936 viaggiare in aereo non era cosa di tutti i giorni e per comuni mortali. Ebbene, i viaggi glieli pagò Joseph Kennedy. Storia, sono illazioni di Antonio Pantano, eccetera. Il che sta a significare che qualche cosa doveva esserci nei sistemi vaticani per i quali si stendevano tappeti di questo genere. Io ho fatto qualche passo indietro e qualche passo in avanti, e avevo scoperto che c'era uno Spellman che era venuto a studiare a Roma, che era forte della sua omosessualità e della sua voracità in fatto di denaro, e che dopo, rientrato negli Stati Uniti, si è messo a capo di alcuni clan massonici e ha fatto carriera. E Pacelli giustamente è entrato nella scia di queste cose ed è riuscito anche a diventare papa. Forse non c'erano altri personaggi che avrebbero avuto la statura a livello di Pacelli nell'ambito del Sacro Collegio, che era ridottissimo a quel tempo là. Non mi ricordo se i partecipanti fossero una cinquantina addirittura, credo che i numeri fossero di quell'ordine lì. Quindi io adesso sono partito da lontano per arrivare a Montini, in sostanza. Ecco, sì, sì, no. Adesso allora, facciamo finire il pensiero alla Così mi riesce un po' difficile, no? Mi riesce un po' difficile articolare con discorso, ma per mia incapacità, ovviamente. Sì. Cioè, allora, divaghiamo troppo. Sono d'accordo con lei. Se parliamo di Pio XII è un'altra storia. Ma allora, le faccio un esempio. Lei parlava una vittima di poi, religione di Stato. Una vittima, una vittima. Certo. Religione di Stato. Beh, intanto sotto Nerone ci furono comunque le persecuzioni. Questi risultano da tantissimi documenti. Però sono stati scritti 100 e passa anni dopo. Ma volevo tornare un attimo, quando si dice religione di Stato, lo Statuto Albertino, all'articolo 1, diceva che la religione cattolica era la religione dello Stato, salvo poi requisire tutti i beni della Chiesa, quindi conventi, monasteri, terreni, eccetera, eccetera, e mettere sul lastrico 53.000 tra monaci, suore, eccetera.
sopprimendo tutte le opere pie. Voglio dire, religione di Stato, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire se poi i provvedimenti sono questi? Anche con l'Unità d'Italia, dopo la presa di Porta Pia, che cosa successe? Che cosa successe? La cosa, mi dispiace dirlo, proseguì anche sotto il fascismo. Furono chiuse o costrette a chiudere un sacco di chiese cattoliche, perché o si adeguavano anche nell'insegnamento alle materie che prevedeva Gentile, e quindi per avere un riconoscimento, altrimenti venivano chiuse. Vi ricordo che scomparvero gli scolopi, che conoscevano la natura umana, che sapevano esattamente come istruire dei ragazzi. Oggi abbiamo perso forse anche questa conoscenza, perché non è che a scuola sono solamente le notizie manipolate, ma è anche lo studio delle materie che viene fatto in periodi e di età che non sono quelli adeguati. C'è anche questo. Quindi voglio dire, altro che religione di Stato, la Chiesa cattolica, e quando dico cattolica, come dire italiano, di cattolici ce ne sono tanti, ci sono diversi orientamenti, c'è di tutto. Io parlo di un cattolicesimo e di un cristianesimo, quello più, come dire, più rigoroso. È chiaro che anch'io sono contro questi vertici vaticani, che sono interamente massoni. Sono interamente massoni. Questo è un dato di fatto. Lei sta andando al punto giusto, stia attento. Dove vive lei? In quale zona geografica italiana? Dove abita? Io abito in provincia di Asti, ma non sono astigiano, sono un tellone. No, attento. Purtroppo a me, per una strana questione, sono nato a Verona. Nel dopoguerra sono arrivato a Roma e ci sono fin da bambino, diciamo, arrivai nel 46. Di conseguenza mi è toccato di frequentare, vedere, conoscere, eccetera, di tutto. Un ragazzo molto più grande di me, che mi dava ogni tanto qualche lezioncina di latino, si chiamava Giovanni Battista Crispoldi. Aspetti. Suo zio è stato uno degli artefici della conciliazione, il marchese Filippo Crispoldi, per il Vaticano, per la parte vaticana. E questo era vicino di casa, al portone successivo al mio, il nipote. Fin da bambino, quindi, mi sono trovato coinvolto casualmente in contatti di questo genere. Poi amoreggiai con la nipote di Raimondo Manzini, la nipote del famoso grande progettista di dirigibili, l'ingegnere Arturo Crocco. E Crocco aveva una sorella che si sposò Raimondo Manzini, direttore dell'Osservatore Romano, deputato democristiano nel dopoguerra, eccetera. Questo per caso, adesso mi viene in mente di citare. Poi ho avuto amici che hanno frequentato il Vaticano, e ha ragione lei, forse il più grande covo di massoneria esistente al mondo è il Vaticano. Attento, il Vaticano, che è cosa differente dalla religione cristiana. Ecco, vorrei precisare questo, certo. Con gli attuali vertici, certamente, ma quasi l'intero clero ormai è fuorviato dai vertici. Infatti, sì. Però volevo. No, la faccio sorridere su un dettaglio. Prego. Ho frequentato un omarino alto così, non arrivava a 160 centimetri. Aveva l'abito talare bordato di rosso, faceva il cardinale di mestiere. Era stato compagno di scuola del suocero di mia sorella, Silvio Oddi. Quando Silvio Oddi incontrava qualcuno, eminenza, qui e là, avevo confidenza, diceva: ha bisogno di qualcosa, mi telefoni a casa. Ah, eminenza, mi dai il suo numero di telefono? No, diceva, non c'è bisogno che glielo dia. Apra l'elenco telefonico, sono l'unico cardinale che ha il numero sull'elenco telefonico. Capito? Quindi non temeva nulla. Oddi Piacentino aveva una caratteristica. Mi lasci passare l'espressione, bestemmiava Giovanni Paolo II. E mi ricordo che quando più di una volta sono stato a colazione con lui, una volta gli feci organizzare una conferenza, ma una volta a casa del principe Ruspoli, che è mio amico, eravamo a tavola in 10-12 persone, e c'era
il principe Idris, quello di Libia, che è musulmano. Oddi, i camerieri dovevamo iniziare a mangiare, si alza e dice, anche per chi non dovesse credere, io sono abituato, e dice, Padre nostro, eccetera, il segno della croce, tutto in piedi, perché è l'atto di ossequio. Quindi, un uomo osservante sotto tutti i punti di vista. Ma diceva, Wojtyła è un furfante, un propagandista che vuole distruggere tutto il sistema. E io una volta, anzi no, non io, il mio amico, uno dei miei avvocati, Alessandro Bossa, in una conferenza che organizzai per Oddi, dai Seniores, si alzò e disse, Eminenza, secondo lei quanti colleghi, suoi colleghi nel Sacro Collegio sono iscritti alla massoneria? Sa che cosa ha risposto Oddi? Avvocato, molti più di quanto immagini lei. Allora capisce, se, e a quel punto, in quel momento lì erano già 150 i cardinali. Ma guardi, non è caso, non è caso Pio IX, Pio IX col sillabo già denunciava una serie di cose. Pio X fece tantissimo, ma purtroppo non riuscì. Voglio dire, ma quello che volevo dire, che mi interessa di più, qualcuno diceva che Benedetto XV, quello dell'inutile strage, fosse massone. Va bene. Parliamo anche di Benedetto XIV, che forse ha meglio sviluppato il concetto di cultura, quello della prima guerra mondiale. La massoneria c'è. Benedetto XIV, non lo trova in altri. Comunque, volevo, Ubaldo, mi concedi un attimo. Parla. Voglio dire che tutte le discussioni, più o meno, che io vedo, anche su altri canali, o su cui ci concentriamo tantissimo, riguardano gli aspetti politici, un po' storici, economici, eccetera. Io sì. Insisto nel dire che le direttrici lungo la quale ci hanno portati a dove siamo sono quattro: religiosa, morale, giuridica e politica. E attenzione, vi leggo il retro di copertina, perché non c'è tempo di leggerlo tutto questo libro, ed è un libro del, per quanto gli aspetti giuridici siano importanti, però ripeto, religione e morale, quindi torniamo indietro negli anni, andiamoci a rivedere il Medioevo, andiamoci a rivedere che cosa esattamente accadde, e per fare questo dovremmo rivedere il protestantesimo, dovremmo rileggere Machiavelli, che tutto sommato sganciò la politica dalla morale. Dovremmo rivedere Baudin, Hobbes, Grozio. Allora cominciamo a ragionare. Voglio dire, noi dobbiamo partire da livelli un tantino più alti. Non possiamo discutere di fatterelli quotidiani e basta, perché non abbiamo la visione globale che è necessario avere. Vi leggo questo, il retro di questo è fondamentale. La visione globale, sì, la visione globale. La visione globale viene anche nell'esame del dettaglio, Però non professore, tutto legge nel dettaglio. No, certo. Allora, vi leggo, Ubaldo, scusa. Dietro di copertina di questo libro che vi mostro e vi invito a leggere, Costituzione e Costituzionalismo, di Danilo Castellano. Danilo Castellano non è menta, è l'ex preside della Facoltà di Giurisprudenza di Udine, il quale dice... Analizzando alcune questioni nodali di costituzionalismo, Costituzione e potere costituente, Costituzione e democrazia, Costituzione e interpretazione, il lavoro evidenzia le contraddizioni di cui si alimenta una dottrina che fin dalle origini si rivela virtualmente aperta a sviluppi totalitari, anche se costantemente presentata al contrario come baluardo delle libertà individuali nei confronti del potere dello Stato. Il costituzionalismo, infatti, nella sua applicazione storica, non è una regola contro il potere, ma è una regola per il potere. Vogliamo parlare anche di queste cose. Vogliamo parlare che lo Stato assolutista nel quale ci troviamo, nel quale noi viviamo, a partire dalla Rivoluzione francese, ha eliminato tutti i suoi potenziali rivali, che erano da una parte il trono, cioè i sovrani, dall'altra parte l'altare, cioè la Chiesa, le corporazioni, che erano un derivato medievale, le corporazioni, il cittadino, il professore, non era solo. Oggi noi siamo tanti individui soli davanti a un mostro che è lo Stato.
le corporazioni, arte e mestieri rappresentavano un organismo intermedio, un organismo intermedio, ultimo rivale dello Stato, ultimo rivale di questa Stato assolutista, e la famiglia sta distruggendo e ha distrutto anche questa. Quindi io invito a muoversi su quattro direttrici, ma in profondità, religiosa, morale, giuridica e politica. Dunque, guardi, la fermo solo su un'espressione. Lei ha usato, e condivido quasi tutto, meno una parola, di quello che ha detto, perché la condivido non per compiacenza, perché ne sono convinto. Il problema è lo Stato. Questa gente ha messo gli attributi allo Stato. Allora me lo rende democratico, me lo rende liberale, me lo rende qua, me lo rende là, me lo rende su e me lo rende giù, me lo rende anche costituzionale. Tra parentesi, non dimentichiamo che tutto il sistema, io lo chiamo savoiardo, cioè quello che discende dal Piemonte, diventato per ordine di chi? Regno d'Italia, la massoneria britannica, certo. Fu. La massoneria britannica che giocò su un signore, non so se lei ha mai raccolto la mia battuta che io spiego, Camillo Benso Conte di Cavour, lo sa di chi era figlio? Ce lo dica. No, perché se si chiamava Conte di Cavour doveva essere figlio del Conte di Cavour, e invece manco per niente, era figlio di un signore che si chiamava Camillo. E questo Camillo era un principe romano, la cui moglie era la sorella di Napoleone Bonaparte. Camillo Borghese, cognato di Napoleone, non solo mise incinta la moglie del conte di Cavour e nacque il Camillo, ma si sentì in dovere di tenerlo a battesimo, di curarne l'educazione, di dare il denaro sufficiente, perché ovviamente i Borghese erano ricchi, ma i Borghese cognati di Napoleone erano ancora più ricchi e avevano surrogato tutta la regione francese e piemontese quando c'era l'impero napoleonico, e il governatore era Camillo Borghese. Fu tenuto a battesimo, il quale mandò il ragazzino persino a studiare, si occupò fino all'istruzione in Inghilterra. Queste sono cose che sui testi normali non vengono raccontate. Sulla Treccani c'è scritto che fu tenuto a battesimo da Camillo Borghese, non c'è scritto che gli impose il suo nome, ma mi pare che uno che si chiami Camillo e l'altro che si chiami Camillo abbiano una strana coincidenza. Va bene? Sì. Allora, questa è la massoneria britannica che ha scelto una persona in gamba, perché effettivamente era svelto, e ha creato in Italia il suo uomo di riferimento per fare tutto quello che è successo. E andiamo ai nostri giorni. E i nostri giorni risentono di chi ha vinto la Seconda Guerra Mondiale. E la Seconda Guerra Mondiale l'Italia non l'ha vinta. Non so se a lei è mai accaduto, ma negli ultimi 2-3 anni l'hanno eliminata, di aver consultato internet alla voce governo italiano. E siccome c'è una parte storica, io me la sono stampata, ce l'ho da una parte, l'ho salvata e stampata. Fino a qualche anno fa spiegavano che lo Stato italiano aveva un governo provvisorio fino al 1 aprile 1948. Perché? Perché fino al 1 aprile 1948, quando entrò in vigore la Costituzione, l'Italia era sotto la sovranità del governo militare alleato per i territori occupati. Allora capisci, quando noi abbiamo avuto una situazione di quel genere, avallata dal Vaticano, attento, non dalla Chiesa di Roma, dal Vaticano, che aveva tutti gli interessi a tenerci sotto, perché aveva interesse a avere in mano un partito democristiano che in teoria aveva un antagonista nel Partito Comunista, ma in pratica aveva in Togliatti l'uomo fatto venire da Montini a Salerno. Allora, come vede, c'è una commistione di cose, tutte a danno, proprio un disegno criminale perverso, a danno di chi? Del popolo italiano, che è un popolo laborioso, che da fesso paga tutte le tasse,
che fa tutto quello che fa, che mantiene in piedi sto carrozzone e finisce in balia di questi, quelli e quegli altri ancora. E ormai in questa situazione noi in Italia, secondo me, non abbiamo via di uscita. L'avremmo se esplodesse una bomba atomica su mezzo mondo, noi compreso, e quindi su un terreno incolto, riarso, rinascesse qualcuno che dice: ah, forse io sono di origini italiane e mi invento una civiltà nuova. Non c'è via di uscita con questo sistema di oggi. È il sistema del denaro contro il quale il buon Bergoglio predica, ma poi mi pare che dimostri coi fatti di fare poco. Ci provò Albino Luciani, ma non deve fare. Il padre Villa, che ha fatto la ricognizione insieme ad altri tre preti, un medico compreso, sul cadavere di Albino Luciani, ha pubblicato che il medico che li accompagnava mise un referto, strangolamento. Albino Luciani è stato strangolato. Allora, se si strangola il Papa, che cerca in 33 giorni di rivoluzionare il sistema romano, che non è la Chiesa, è il sistema romano, si figura il resto. Che prospettiva abbiamo noi? Professore, immagini che io le dia un cartone. E fuori di questo cartone c'è scritto che contiene, non lo so, tagliatelle. Poi cambio il contenuto, ma lascio la scritta fuori, come se questo cartone contenesse sempre tagliatelle. La stessa cosa è avvenuta con la Chiesa. È chiaro, si chiama Chiesa Cattolica, ma ormai è diventato qualcos'altro. Siamo in piena apostasia. Io non sono un prete, ma lo posso dire. Siamo in piena apostasia. Inoltre, lei ha fatto bene prima a correggermi sul termine Stato. Bisognerebbe fare una differenza enorme tra Stato e governo, perché una comunità ha bisogno di un governo, ma non ha bisogno necessariamente di uno Stato, che è un apparato teso esclusivamente a spremere e a mantenere i parassiti che poi tengono in piedi chi attualmente è al potere. C'è molta differenza, c'è un bellissimo libro di un portoghese, di cui non ricordo il nome in questo momento, ma se le interessa posso mandarle il cartaceo, che spiega la differenza tra Stato e governo. Noi le confondiamo queste due cose, riteniamo che ci sia bisogno di un Stato. Le confondono. Noi parliamo di forme di governo, quindi democrazia, oligarchia, monarchia, che ce l'hanno fatta confondere con la tirannia, ma sono due cose diverse, o ce l'hanno fatto confondere semplicemente con monarchia che è ereditaria, ma c'è anche quella elettiva. Cioè, pare che l'unica forma di governo possibile sia la democrazia. Non è assolutamente così. Gli antichi greci consideravano la peggiore. È la più ingannevole, perché... È la più ingannevole, esatto. È la più ingannevole, perché ci si avvale. Guardi, Roosevelt è stato il campione, il prototipo, ma fondamentale. A un certo punto, con la scusa della difesa della democrazia, l'ho spiegato io l'altro giorno, si è messo a ritirar su le sorti disastrate degli Stati Uniti in genere, del popolo degli Stati Uniti, attraverso una iperproduzione bellica. E certo, proprio l'elemento base del governo del popolo non porterebbe a creare un fortissimo esercito, una superproduzione di aerei, di portaerei, eccetera, perché uno si chiede, vabbè, ma a che servono? Da qualche parte dovrai utilizzarle, e non credo che quello sia servito molto al popolo statunitense. Per concludere, io che ho molti amici negli Stati Uniti, mi sento dire spesso da loro, io a votare non ci vado, perché tanto, non solo non ci credo, ma tanto le cose qui non cambiano. Infatti va sempre il 48-49% degli aventi diritto al voto negli Stati Uniti, il paese della massima democrazia a parole. Non riesco a trovare una via d'uscita oggi con questa condizione, nella quale l'unico Dio ormai riconosciuto da tutti è il Dio denaro, quello che regola i rapporti umani, che a un certo momento autorizza qualsiasi scellerataggine, tipo il falso in bilancio, che è la condizione minima
per un corretto agire nei rapporti tra gli individui, no? Se io, non so, vendessi pane e fossi un fabbricante di pane e dicessi che ho un introito di 1.000 euro l'anno, faccio ridere i polli, perché la logica mi porta a dire: ma con 1.000 euro l'anno di fatturato che ci faccio? Eppure c'è gente che ha questi livelli, perché tanto il falso in bilancio è depenalizzato, è stato regolamentato in un altro modo, ma lo fanno per i numeri grandissimi, poi magari il piccolo invece, come non fa lo scontrino fiscale per 3 centesimi, lo mettono in galera. Ma questo il signor Carlo Lorenzini, detto Collodi, l'aveva previsto tutto, no? Perché in Pinocchio c'è contestata la storia d'Italia moderna. Se non ricordo male, il derubato era Pinocchio, però finì in gattabuia perché appunto gli avevano rubato gli zecchini d'oro. Io volevo chiudere, Ubaldo. Prego, non vuole essere una provocazione, basta, anche se lo è. Il mio è un invito a non prendere niente per oro colato. Senza dubbio. Io ho cominciato a riflettere quando ho cominciato a pensare, ma non possiamo fare revisione storica. Siamo accusati di razzismo se diciamo delle cose. Ormai si parla di omofobia, siamo accusati di... cioè, la libertà non c'è più. Allora, com'è possibile che è così facile denigrare un'istituzione che è la Chiesa, vecchie di 2000 anni, e pare che questo stia bene al sistema? Allora c'è qualcosa che non quadra. Quando ho cominciato a pensare queste cose, ho cominciato a studiare seriamente, non a rimanere solo su internet, perché c'è da fare ricerca. Caro Ubaldo, se tu vuoi trovare dei libri sul fascismo, non li trovi tra i best seller. No, la stessa cosa è successa, certamente. Che cosa è accaduto veramente in certi periodi storici, e bisogna diventare una talpa. Sono rari questi libri, non sono nemmeno in ristampa, però ho cominciato a capire, e quindi dico: andiamo a scoprire il ruolo importante che ha una religione. Tutto sommato l'Europa, la civiltà europea, l'ha fatta il cristianesimo da certi punti di vista, anzi da tanti punti di vista, ma io non parlo solo a livello culturale, io parlo anche a livello spirituale, perché sono un credente ovviamente, quindi parlo a livello spirituale. Quindi andiamo a riscoprire, non facciamoci fregare in maniera così evidente da questa massoneria che ci vuole atei in fondo, perché un ateo non ha una morale, la morale dell'ateo varia, perché con questo stato di diritto che decide la vita e la morte, che decide cosa è giusto e cosa no, la nostra morale non esiste più. E quando non c'è morale, non c'è un'identità, non c'è una tradizione, non ci sono radici, e allora tu di un popolo puoi fare quello che vuoi. Anche loro, alla fine è la realtà. Inoltre, e vi faccio una profezia, noi arriveremo ad un governo europeo, che naturalmente non eleggeremo noi, perché saranno nominati tecnici, e arriveremo ad una cosa incredibile: accontenteranno questi movimenti indipendentisti, ma che saranno autonomi, tipo Regno delle Due Sicilie, o tipo la Padania, o tipo la Catalogna, li faranno diventare una specie di dipartimenti amministrativi per dividerci ancora di più. Ma gli sciocchi lo vedranno come una conquista, come una concessione alle loro rivendicazioni. Quindi l'Europa è già questo. Ci hanno tolto radici, ci hanno tolto tradizioni, ci hanno tolto la nostra vera spiritualità. Un popolo senza religione e senza morale tu non lo puoi governare. La stanno sostituendo con una religione mondiale, con l'ecumenismo. Questo è l'ecumenismo, è l'ateismo in sostanza, quindi una non religione, con una morale che stanno creando loro, e noi rischiamo di fare il gioco di questa gente inconsapevolmente. Questo è il mio allarme. Questo è l'allarme. Ripeto, siamo arrivati dove siamo arrivati per una via. Le direttrici sono religiosa, morale, giuridica e politica. Andiamo a riscoprire tutto, senza pregiudizi e con grandissimo spirito di ricerca vera. Certo. E allora ne scopriremo veramente delle belle. Direi di sì, questo è vero. Guardi, io cerco di
di fare una specie, non di revisionismo storico, perché non devo rivedere nulla, di cerco di essere un po' come il famoso ragazzino del re nudo, no? Cioè, la storiella del famoso abito d'oro che il re indossa, per il quale era stato strapagato sto sarto, e poi finalmente c'è il bambino che dice: ma in fondo il re è nudo, per tirar fuori ogni tanto qualche bestialità degli altri. Non mi faccio illusioni, perché non mi pongo un problema di ordine partitico o di fazione o politico. Ormai a 77 anni e mezzo, è vero che ho a che fare con bambini di 87, 92, c'è cioè una ragazzina che mi telefona molto spesso che ne ha 92 e mezzo e così via, quindi almeno 10-12 anni ancora me li potrei giocare, però mi sto chiedendo che cosa si debba fare. Il piccolo che riusciamo a fare è quello di spiegare agli altri che siamo stati presi per i fondelli. Una battuta scema oggi mi arriva in Facebook un messaggio di una mia vecchia amica che è stata anche vicepresidente della Camera e più volte ministro, che vuole, faccio il nome, Adriana Polibortone, che vuole rimettere insieme i cocci della destra a Lecce, Puglia, eccetera. E adesso non mi ricordo che cosa ho scritto, ho messo una frase anche offensiva, un po' prendo in giro, che è rintracciabile, basta dopo andare a leggere Poli Bortone e il commento che ho fatto io a quello che ha proposto oggi. Però adesso lo faccio sorridere, perché ho scritto quello? Perché ieri nel guardare il computer ho visto che la moglie di un mio carissimo amico, che fu anche lui, arrivò ad essere vicepresidente del Consiglio ed era più grande di me di 2 anni, ma lo conoscevo dal 56, ha fatto il premio intitolato a suo marito. E il marito si chiamava, perché è morto 10 anni fa, Pinuccio Tatarella, e ha fatto una mucchiata a Roma per conferire il premio a Polito, il giornalista, quello lì che sta sempre in televisione, a, come si chiama l'attore regista, quello con i capelli bianchi, Michele Placido, ah, e a qualcun altro. E fin qui c'è niente di male, visto che la signora Tatarella, che è in pensione ma era docente di filosofia del diritto all'università di Bari, mi dicono con carte pulite, cioè non per meriti per titoli del marito, e io l'ho conosciuta e anche frequentata, eccetera, avevo una certa considerazione di lei, ce l'ho in parte tuttora, lei è ugualmente per me, questa signora ha fatto una mucchiata a Roma in un ristorante, libera di invitare chi vuole, però ho visto che ci sono le fotografie, ah no, l'ha messa in onda Dagospia, ecco, è lì che l'ho vista. Gli invitati erano Alfano, Fini, il clan Reggiballe di Berlusconi quasi al completo, Bocchino che fregò Pinuccio Tatarella dopo morto, e il giornale di Tatarella in Roma, la vedova è andata a reclamarlo e Bocchino ha detto: no, il giornale è mio. Ecco, le azioni sono tutte intestate a me. Sto scemo che non sapeva né leggere né scrivere, è diventato multimilionario improvvisamente. E ha messo insieme 300-400 persone di questa schiuma di sottoderivati della politica, tutti ladri, affaristi, eccetera. E allora mi sono chiesto: ma è possibile che sia così rimbambita questa signora che ha superato i 70 anni? E non si rende conto che manica di furfanti ha messo insieme per cercare di onorare suo marito e ricordarlo e fare il primo premio Pinuccio Tatarella? Beh, questo è il mondo, sono loro che
che galleggiano. E quando uso l'espressione galleggiano, mi riferisco a ciò che galleggia. Sono loro che stanno a galla. Non so quanto resteranno nella storia d'Italia. Perché se... Guardi, prima stavo mangiando. No, stavo approntando a mangiare. C'era una trasmissione fessa a domande a una ragazza di 25 anni. Hanno chiesto in quale piazza era il famoso storico balcone dal quale parlava Mussolini. Sa che cosa ha risposto questa? Piazza del Campidoglio. E ovviamente ha detto il presentatore, no, la risposta non è giusta. Se uno ferma la gente in giro e chiede De Gasperi, quanti sanno che sia esistito De Gasperi? Tra parentesi, non vorrei sembrare saccente, ma tenga presente che la parola De Gasperi va scritta tutta una parola unica. Esatto. Tutta attaccata. Io l'ho spiegato, dimostrato, pubblicato, non solo, ma... Ed era un cristiano a modo suo. A modo suo, sì. No, c'è una ragione fondamentale. Lui ha firmato la Costituzione, ha firmato il diktat col cognome De Gasperi tutto attaccato. Allora lei trova sulla pagina sinistra Terracini e De Gasperi e sulla pagina destra De Nicola. Sulla Costituzione. Mentre invece in Italia tutte le piazze, quelle poche piazze che sono intitolate a De Gasperi, sono intitolate a De Gasperi. Aggiungo di più, Paolo Catti De Gasperi, figlio di Francesca Romana, che è mio amico, figlio del geometra Catti, e fa l'ingegnere a Roma, si firma Paolo Catti De Gasperi. Basta. Davanti a ultravisare le cose più fesse di questo genere, che vogliamo fare? Capito? Cominciare a pensare in maniera diversa, cominciare a vedere, ad avere un'immagine del tutto dall'alto, cominciare a capire veramente dove è avvenuta la falsificazione e la manipolazione. Io ho indicato quattro direttrici precise che vanno riviste, quindi religiosa, morale, giuridica e politica. Non ci facciamo ingabbiare dalla morale. La Costituzione è una trappola. No, prima la morale. Sa perché metterei prima la morale? Perché sul piano morale mi trovo avvantaggiato rispetto a molti. E allora mi metto in cattedra. Io sono qui dentro una casa, uno studio che ho preso in affitto dopo essermi venduto una casa che mi costruì e l'ho venduta ormai 5 anni fa. Ha fatto bene. E mantengo questa casetta, sono 250 metri quadrati perché sono, la vede la parete alle spalle? Ecco. Quella sul lato opposto, cerco di fargliela vedere, è organizzata così. Sono quadri. C'è un autografo datato 2 ottobre 1922 di Mussolini. 2 ottobre 22 di Mussolini, laggiù. Ci sono autografi, foto con dediche, eccetera. Ma le altre pareti, persino la sala da pranzo e tutto il sotterraneo, sono solo libri che ho accumulato, riviste, introvabili, cose, eccetera. Quella. Allora, sa con che cosa lo mantengo io con tutta sta roba? Pago 1.100 euro di affitto al mese, più luce, gas, telefono, acqua, ho già pagato la prima rata l'altro giorno, eccetera. Con 550 euro di pensione al mese. Ecco, allora io sul piano morale la metto in questo modo. Mi si chiede, ma tutti gli altri soldi come fai? Mi sono mangiato una casa... Lei fa l'avvocato, vero? Io no. Sono laureato in giurisprudenza, non faccio un avvocato. No, vabbè, non fa niente, no. E sa che cosa sto aspettando in questi giorni?
nei giorni prossimi un prefetto nominato commissario ad acta da un TAR deve andare presso un ente pubblico ad eseguire una sentenza di Cassazione a mio favore per un credito del 1900, vede che sono sospeso, 66, mamma mia, che ha avuto tre sentenze di Corte di Cassazione, tre. Professore, si inquadri, che non la vediamo, si inquadri per favore, che non la vediamo adesso. Viva lo Stato massonico, perché questo è uno Stato massonico. Ecco, allora, siccome ne ho avute due di queste storie, una la sto sperando di chiudere e l'altra devo ancora incassare del... che è vecchio di ormai 50 anni, oh ragazzi, fra un anno siamo a 50 anni. Quando eravamo in Cassazione all'ultima delle tre sentenze che ho avuto, ero col mio avvocato, e il mio avvocato ha detto, ma guardate che il contratto è più vecchio di 50 anni, erano lavori pubblici eseguiti. Ecco, allora io mi vanto, lo spiego qui adesso tra noi, ma lo posso dire anche in pubblico, mi vanto sul piano morale di sentirmi un gradino al di sopra di moltissimi altri. E chi mi viene a dire, perché ho avuto amici parlamentari, eccetera, Storace l'altro giorno parlavo con lui, gli ho mandato un biglietto, una nota attraverso Facebook, nella quale gli ho detto, tiete le cose tue e io rispetto a te mi sento molto lontano. Certamente. È semplice, perché? Perché c'è gente che campa con 5-6 mila euro di pensione al mese e io campo con 550 e sono contento, mi mangerò tutto quello che ho, perché se dovessi ancora sopravvivere per altri 12 o 15 anni saranno dolorosi gli ultimi 5. Ma è questo, secondo me, ecco perché do una precedenza al discorso morale. Poi ci metterei tutto quello che vuole, il piano giuridico lo metterei anche ultimo, perché in fondo è una conseguenza dell'aspetto morale. Le falle della religione sono da attribuirsi ai gestori della religione, non alla gentina che ha fede, non alla donnetta che va in chiesa tutti i giorni e si raccomanda l'anima a un San Gennaro che non esiste. Vede, la cosa meriterebbe un approfondimento, ma specifico, senza rimanendo fermi sull'argomento, perché altrimenti è molto difficile. Sì. Dico una cosa forte per chiudere, e ci tengo a dirla. Allora, intanto, magari sarebbe il caso di riparlare di Guerre Sante, che cosa accadde, come mai accadde, perché, che cosa è successo, perché realmente è importante questa cosa. Ci si dimentica sempre delle invasioni di altri popoli, purtroppo. E noi resistemmo... Ma quella è della natura umana, per secoli, poi dicemmo qualcosa, bisogna pur farla. Ma volevo dire, la cosa forte è un'altra. Se la Santa Inquisizione avesse continuato a svolgere il suo ruolo, noi oggi non saremmo qua in questa situazione. E lo posso dimostrare. Sì, attento, qui io non mi voglio addentrare, perché la Santa Inquisizione ha avuto un'infinità di aspetti positivi, ma ne ha avuti altrettanti, al 50% negativi. Una battuta fatta in essere soprattutto dai protestanti. Una battuta fessa, una battuta fessa di ordine storico, per concludere. Io ho un amico del cuore che purtroppo in questo momento sta soffrendo per via della moglie, che da 3 mesi e mezzo che sta col cervello aperto, al gemelli. Questo signore, Ruggero Marino, è l'autore delle ricerche pubblicate con successo sui viaggi di Cristoforo Colombo. Ebbene, è lui che ha rivelato che Cristoforo Colombo non fu finanziato da Isabella di Castiglia, che non aveva denaro, ma da suo padre. Suo padre si chiamava Innocenzo VIII. Era il papa nel quale pontificato è partito Colombo per il quinto viaggio, che poi fu quello che acclarò l'approdo
su Guanani, sulle isole lì americane, perché aveva fatto tentativi precedenti. Allora, come vede, la Chiesa ha tergiversato, perché quando è rientrato quel padre non c'era più. C'era Alessandro VI Borgia, che era spagnolo. Quando Ruggero Marino si sposò, quasi 50 anni fa, la cerimonia la officiò un prete che si chiamava Monsignor Laghi, Ivo Laghi. Anche lui è negli elenchi della massoneria di padre di Pecorelli. Quando Ruggero ha avuto successo con questi libri, è andato da Monsignor Laghi, che era diventato cardinale, e gli ha chiesto: Eminenza, posso, con le sue entrature, andare a fare ricerche negli archivi vaticani? La risposta di Laghi fu la seguente: Ruggero, scordatelo. E siamo a 500 anni dalla scoperta dell'America. Allora, professore, io invito a rivedersi la storia, ma partendo da molto lontano. Troviamo all'interno della Chiesa lotte, battaglie, c'è anche l'epoca che viene chiamata lotta per le investiture, l'imperatore, i comuni, Guelfi, Ghibellini, c'è tutta una storia che andrebbe veramente... Ecco, vista con molta attenzione, non con quelle cose fatte con l'accetta, ma entrarci veramente dentro e capire qual è tutto lo sfondo, vedere qual è lo sfondo, quali sono le direzioni, capire che anche là ci sono infiltrazioni, perché le infiltrazioni all'interno della Chiesa sono vecchissime. Per arrivare a una vera conclusione, tra parentesi, bisogna che mi alzi, perché sennò faccio un disastro con le carte che ho spostato. È da qualche giorno che ho sulla mia scrivania due volumi dei quattro. Io ritengo il Santa Santorum della esattezza dell'indagine storica. Questo è il volume EI, sono quattro. EL. Sa che cos'è? Questa edizione dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Adesso glielo faccio vedere, ecco, è alto più della mia testa, vedi? E si chiama Dizionario di Politica, fatto nel 40. Ecco, Dizionario di Politica, 1940. Istituto dell'Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani. Ovviamente nel 40 chi è che pretese di fare questo dizionario di politica? È una miniera di argomenti indiscutibili sotto il piano storico, dove ci sono anche delle definizioni, per esempio sul lavoro, sul credito, sui sistemi sociali, sugli Stati Uniti. Ci sono degli articoli che sono interessantissimi e scritti effettivamente da persone con qualità. Ebbene, questo dizionario di politica, purtroppo, anche perché stampato nel 40 e poi ci fu subito la guerra, eccetera, è di quasi nessuna disponibilità. Lo si trova in giro, si può comprare, credo che vogliano un paio di mila euro, anche mille, no, forse anche mille, no, ma ne vale la pena, perché in quattro volumi è condensato assai più con scienza di quanto c'è nella Treccani, che per me è la massima enciclopedia mai concepita al mondo. Purtroppo alle appendici del dopoguerra sono per accottare. Allora, con argomenti di quel genere, dove ci sono dei capisaldi per i quali uno non discute più, per esempio, se uno conviene su quello che è indicato come concetto di Stato, è perché io prima le ho detto, ma lo Stato è una cosa, ma non può essere lo Stato democratico, lo Stato liberale, lo Stato quello, lo Stato quell'altro, lo Stato con le mutande a righe, non è più Stato, è consorzio di bande, che è una cosa ben differente, capito? Di fazioni. È un po' come lo Stato islamico di quegli altri scemi, e non è stato, perché condiziona l'esistenza degli altri. L'Arabia, che è uno Stato
costituito, è una gestione, è una satrapia in mano a una famiglia, agli arabi della famiglia Saud. Non è uno Stato, tant'è vero che le donne non guidano, devono portare il velo, non esistono, eccetera. E quello non si può chiamare Stato. Ufficialmente sì, perché nel novero degli Stati, alle Nazioni Unite, c'è presente anche l'Arabia Saudita. Però bisogna un po' avere dei termini comuni. Ecco, fermiamoci qua. Sì, oltretutto perché ho bloccato la revisione di sto libro che non va avanti, porca miseria. E ho visto che ho fatto tutto in mezzo. E adesso da tiro le orecchie a croce che se ne sta lì, gongola, no, si diverte alle spalle nostre. Bellissimo. No, Elia, ti prego di concludere, Elia. No, ma io facciamo concludere Elia, per favore. No, ho già detto quanto volevo dire. Non crediamo alle cose che ci dicono. Quando una roba viene così diffusa e lasciata in libertà di poterci dire qualsiasi cosa, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Bisogna risalire molto, molto, molto indietro nel tempo. Certamente. Con pazienza certosina andare a trovare delle fonti che non sono quelle che ci danno in pasto. Per esempio, quando qualcuno mi dice scritto su questo libro qua, sì, ma questo libro riprende da un altro, riprende da un altro, riprende da un altro, ma le fonti originali di quanto è scritto là, dove sono? Non basta avere scritto un libro, mi faccia vedere la copertina, cosa che non viene fatta. Noi dobbiamo ricordare che la manipolazione anche giuridica, morale, religiosa, è vecchissima. Molto indietro nei secoli, non posso rifarmi al 40 e nemmeno all'800. No, determinate cose erano già accadute. Il Medioevo è un'epoca importantissima. A quello sono d'accordissimo. Guardi, intelligenza. Guardi, per concludere una cosa, una battuta facilissima. Non serve vedere i documentari seri che ci sono in Rai Story, eccetera. Lo sa che storici ebrei israeliani confermano che in tutta la storia e l'archeologia dell'Egitto, me lo confermò anche Dirac, che era il genero di Pound, non c'è traccia di rapporti con il popolo ebraico. Basta. Quelli hanno raccontato che cosa lì, come si chiama, le acque, Mosè, lo raccontano loro. Non c'è una stele, non c'è una lapide, non c'è fino all'epoca dei faraoni che indichi un qualsiasi rapporto con questa piccola tribù di 600-700 anime. Poi sembrava che fossero milioni, quattro gatti. Volevo Ubaldo. Prego, prego, prego. Per chi ci segue, probabilmente sono libri che conosce già, visto che il professore ha introdotto un argomento, io ne approfitto per suggerire qualche libro. Vabbè, qua c'è storia. Prego, prego. C'è storia, si legge? Quello sì. Quello è cosa. Leggi. No, lo riproponga perché è interessantissimo. Il primo. Eccolo qua. Lo faccio vedere meglio. Sì, ecco. Storia ebraica e giudaismo, il peso di tre millenni. Sì. Bene, l'altro invece? Misteri e segreti del Bnei Brit. E c'è questo. Esce un po' fuori da questo filone, ma leggetelo e rifletteteci. Il titolo è L'eletta del dragone. Ecco, è un libro diverso dagli altri due, ma mi invito a leggere. Inoltre, per chi vuole, c'è un bel libro di, qua cambiamo argomento, c'è un bel libro di Paolo, dell'amico Paolo Maleddu, Perché le tasse non sono dovute. Eccolo qua, Paolo Maleddu. Vabbè. Perché le tasse non sono dovute, arrivano con 80 anni di ritardo, Lo so, professore, la vita è fatta che arriva prima che arriva dopo. Per concludere, 30 gennaio del 33, un signore americano viene ricevuto a Palazzo Chigi dal ministro degli esteri del momento, che si chiamava Mussolini. Il signore americano è Ezra Pound. Gli porta in dono
i primi 30 cantos e Pound dice, accompagnando questo dono scritto in inglese, dice: signor Duce, io vengo a visitarla, perché era visitato da tutti, da Eden, da Churchill, da Gandhi, eccetera, vengo a visitarla per proporle un sistema per non far pagare le tasse ai cittadini. E Pound si sente dire dall'interlocutore e gli dà un foglio con 18 punti, glieli sintetizza e si sente rispondere: ma sa che quello che mi dice lei è molto divertente? Tutto qui. Bene, pronto, aggiunge il professore. 33. E cosa aggiunge Pound? Che è successo? Che evidentemente questo, che era un poeta che però conosceva un po' l'economia abbastanza, aveva fatto delle riflessioni e va dall'uomo del momento. In quel momento tutto il mondo pendeva dalle labbra di Mussolini, e il 30 gennaio del 33 ci sono le elezioni in Germania, ma non è ancora nominato Adolf Hitler. Sì. No, ma scusi, professore, ma cosa disse Pound dopo che... Quel giorno c'è un tale che fa una proposta a uno degli uomini più importanti del mondo, tutto qui. Sì, ma cosa disse Mussolini una volta che Pound disse quella frase? Disse, questa divertente, poi Pound disse, raccolto... Ah sì, ha colto il punto, catching the point before the assets, cogliendo il punto prima degli esteti. Ecco, perché la gente pensava che fossero andati a parlare di poesia, e quindi lui ha specificato: no, io sono andato a parlare di economia politica, anzi di economia la massima, quella di non far pagare le tasse ai cittadini. La battuta avveniva su questo: basta passare il denaro al momento dell'emissione, tutto qui. Il libro che ci è passato lì è proprio su questo punto, è interessantissimo, quindi lì spero che lo leggano. Torno un attimo indietro, prima si è parlato, ma tanto tempo fa. Scusi, ha nominato Galileo. Allora, Galileo aveva torto, perché noi possiamo dimostrare sia l'eliocentrismo che il geocentrismo, è facilissimo. In un universo che tutto il movimento dipende da quale punto di vista parto, e infatti ci sono degli scienziati che hanno dimostrato che la Terra è centrale, quindi geocentrismo. Beh, quindi, attento, diceva Galileo, è molto opinabile. No, lo blocco subito, sa perché? Per una cosa, tra le tante cose, di aver avuto un compagno di liceo astrofisico, che purtroppo è morto ormai 9 anni fa. E aveva un ruolo mondiale, vicepresidente mondiale degli astrofisici, Vittorio Castellani. Allora, ritrovato 15-20 anni fa, dopo una parentesi, perché i casi della vita, lui era stato in Antartide, aveva girato il mondo, eccetera, mi sono permesso di farmi spiegare, poi mi ha dato anche un trattato suo, eccetera, come funzioni la faccenda dell'infinito, e mi ha detto grosso modo, e da qui discende il discorso che è inutile parlare di geo-elio-centrismo, non esiste un infinito. Cioè l'infinito dell'infinito dell'infinito non ha fine. Non c'è mai stato un Big Bang. Non c'è mai stato nulla. C'è una trasformazione continua dell'universo per il quale, tant'è vero che giorni fa, non mi ricordo chi ha messo in onda, la dimensione del Sole, punta di uno spillo, in confronto alla dimensione di Antares, una stella delle tante, che c'era, metta conto, Antares era grosso come un arancio, e la punta dello spillo è il nostro Sole. Quindi, il rapporto. Ecco. Andiamo ci piano a dire che Galileo aveva ragione, voglio dire. Lo so, esatto, che sembra un'assurdità, ma è così. Galileo non aveva ragione. No, ma nessuno ha ragione, perché Galileo, esatto, no, Galileo si pose solo un problema. Ecco. Quello di creare un rapporto per il quale la gravità induceva a vedere altre cose, era lì in un certo senso. E il discorso sul quale ha speculato poi Einstein
e sul quale poi è andata tutta la fisica successiva. Einstein che ne ha detto di cotte di crude, altro che genio della, lasciamo stare. No, beh, Einstein no. Vabbè, ma va rapportato anche... Ma ci sono delle cose, ci sono delle cose che noi diamo per scontato, l'eliocentrismo lo diamo per scontato, la teoria dell'evoluzione che non sta in piedi chimicamente, la diamo per scontata, non sta in piedi chimicamente, è impossibile, ma noi ormai la diamo per scontata, cioè noi in realtà non mettiamo in discussione i principi fondamentali sui quali le nostre conoscenze si basano, e andiamo su cosettine che non impensieriscono nessuno. C'è questo: l'uomo è libero di inventarsi qualsiasi congettura, nessuno lo può limitare. Ci sono gli scemi che si ubriacano, ci sono gli scemi che si fanno i tatuaggi, ci sono gli scemi che si drogano. Benissimo, io non vado a limitarli, gli dico: guarda, ti voglio ubriacare, fallo, però domani mi devi spiegare quando guidi che cosa fai, insomma, ecco, c'è un rapporto con il prossimo. Quindi che la gente perda tempo a pensare a questo, in favore di Galileo dobbiamo riportarci a 300 anni fa, quando ovviamente si andava da Firenze a Pisa in carrozza, capito? Mm-hmm. Oggi da Roma a Milano si va in 2 ore e 50 con l'Eurostar, senza bisogno di prendere l'aereo. Quindi sono i rapporti che sono spostati, e va tutto rapportato, perché bisogna immedesimarsi. Facciamo un salto indietro: la civiltà che ha tirato fuori quell'esercito di statue di terracotta in Cina è datato 4.000 e passa anni fa. E guardi, ultima battuta veramente per lasciarci: io vado in vacanza in Alto Adige e molti anni fa c'era un signore giapponese che voleva andare a visitare la figlia di Pound. Nel accompagnarlo, prima di portarlo a casa della Mary Derakiewicz, il giorno prima credo, ci siamo dati appuntamento a Bolzano con mia moglie e siamo andati a vedere la mummia del Similaun. E questo giapponese aveva sbarrato gli occhi e ha fatto un'osservazione. Ha detto: ma questo era vestito in chiave moderna, lo sa che aveva le scarpe con le suole doppie, fatte di vimini intrecciato, ma con la doppia suola, perché i ghiacciai, se non avevi la doppia suola, ti congelavano i piedi. Aveva la mantellina antivento, che oggi si chiama giacca a vento. Aveva un'attrezzatura modernissima, ma era solo di 5.400 anni fa. Ecco, tutto lì. Allora, tutto va rapportato al momento nel quale, perché noi non immaginiamo, noi pensiamo che gli uomini prima di Cristo, mille anni prima di Cristo, all'epoca di Romolo e Remolo, come ti ha detto l'intellettuale di Arcore, fossero ancora con la clava, col coso. No, c'è stato un assestamento del sistema umano negli anni, per cui si stanno ricredendo molti, addirittura adesso stanno trovando tracce di civiltà come la intendiamo noi, addirittura in America, dove notoriamente insediamenti di 10.000 anni fa. Quando ci sarà modo di andare a esaminare. Scusi, io ogni volta che vado nelle Dolomiti, dove vado in estate, mi diverto a vedere la stratificazione dei terreni. Lei sa che la zona dolomitica è datata da 50 a 55 milioni di anni fa. Del comune dove vado io c'è una zona, chiamiamola basaltica, non è esattamente basaltica, che è classificata antica di 450 milioni di anni, uno dei punti nel comune di Lyon al confine con Ortisei più antichi delle terre emerse. Allora, da 450 milioni di anni fa a oggi, ma sa quant'acqua è passata sotto i ponti? Come si è sviluppato la vita e anche la vita umana? Mi permetterò di inviare un video sia ad Ubaldo che a lei,
sia sulle transizioni, sia sull'evoluzione. E poi magari ne possiamo ripartire. L'evoluzione è complesso, noi lo chiamiamo, lo liquidiamo alla Darwin, e io non sono in parte d'accordo, però il cavallo, il cavallo che esiste da non so quanti millenni, ma non moltissimi, probabilmente aveva un progenitore di altro genere all'epoca dei dinosauri. Non metto il naso in queste cose perché sono abbastanza digiuno, però cioè, con un po' di intuizione. Le legge, professore, le leggi il portoghese? No, lo spagnolo sì, però per... ci arrivo, insomma, sì. Beh, posso inviarle un libro dell'amico Silvano Borruso, che ha scritto proprio un libro sull'evoluzione, dimostrando che l'evoluzione è chimicamente impossibile. E anche le datazioni che fanno al carbonio o tutte le altre datazioni sono molto discutibili. Mi permetterò di inviare un video fatto molto bene, sia a lei che magari anche a Ubaldo. C'è tutta questa intenzione di retrodatare sia la presenza dell'uomo sulla Terra che tutta una serie di altre cose. Bene, signori. Vabbè. Adesso dobbiamo dati scientifici. Io invito Ubaldo Croce a non mettere in onda la chiacchierata, perché non so, qui abbiamo superato. Quante ore è che stiamo? È un'ora e mezza. O se no niente, ecco. Per me può fare. Io sono contrario. No, in tre la divido, in tre. Per una ragione, perché come uno legge un'ora e trenta, mi succede quando vedo Vitali, gli altri, quando vedo che superano i 59 minuti, sa che cosa faccio? Non lo apro. Vabbè, allora lei non lo vedrà. Vabbè. Va bene, buona nottata, buonanotte. Ciao, buonanotte, grazie della chiacchierata. A presto, ciao, ci sentiamo. Buonanotte.